Ciao ragazzi, stasera video outfit, vi mostro un pochettino come sono vestita stasera. Stasera è un'occasione tra virgolette importante, una pizzata per festeggiare la laurea di un mio amico decennale. Iniziamo subito dal viso. Il trucco, vi lascio il link qua che vi rimanda al video del trucco che ho appena girato, spero che vi piaccia e spero che lo seguiate. Poi, capelli, ho lasciato avanti queste due tendine che una volta, almeno poco prima di Natale, erano una specie di frangia più o meno a questa altezza che doveva andare tutta laterale così. Ma le tendine sono cresciute, quindi ora aspetto un altro po' e poi non so se deciderò di tagliarle o meno. Poi le ho legate su con due mollettine, acconciatura tipica, tipica mia. Come accessori ho messo, va bene, il mio cuore a metà e la fedina. Poi ho aggiunto sull'altra mano al dito medio, non lo mostro, un anello a fascia grossa argentato. Al collo ancora ho messo questo ciondolo con la mia iniziale, con la E, e al polso ho messo questo bracciale che era di una mia zia ed è abbastanza vintage. Con questa lavorazione, un bracciale d'oro e alla fine c'è questo pendaglio con una pietra, dovrebbe essere quarzo rosa. Sono qua fuori, mi vedete? Allora, adesso ho messo questo vestitino abbastanza anni 60 e abbastanza corto, nero con tasche bianche con cerniere nere e questa parte qua bianca. Sotto ancora ho messo una maglia di queste sintetiche a collo alto perché non volevo rimanere nuda e sotto ho messo i leggings neri belli pesanti perché fa freddo. Quindi questo è in totale il look col vestitino. Giù ho deciso di indossare semplici stivali neri, volevo mettere i tacchi, però gli unici stivali con i tacchi che ho sono scamosciati in punta. Ne dovrei comprare un altro paio e quindi piove e ho preferito non metterli. Quindi ho messo questi, attacco basso, linea semplice, sono della Nero Giardini dell'anno scorso. Sono comodi, sono morbidi, ma avrei preferito i tacchi. Come borsa andrò a indossare questa nera di Zara Chaul. È una borsetta grandezza media come piacciono a me, che posso tenere sia a spalla, a gomito non lo sopporto e a mano che non si vede. Adoro questo tipo di borsette, io le uso sia il pomeriggio che la sera. Il pomeriggio preferisco metterci una tracollina e portarle così a tracolla, la sera la tolgo e o la porto a mano o la porto a spalla. Visto che siamo ancora in inverno, mi vado a mettere una bella sciarpa, una pashmina grande al collo, bianca, che se nel locale ho freddo, sto facendo il torero, posso anche sistemarla in questo modo. Quando andavo all'università, questo tipo di pashmina, specialmente nel periodo di in cui iniziava a fare freddo, ma non tanto che ti mettevi il giubbotto per darti a fumare la sigaretta, erano stracomode per uscire un attimo a fumare la sigaretta. Mi imbacuccavo dentro, nel senso che ora vi faccio vedere. Lasciavo un lato corto e l'altro lato così. Ah, si può portare anche così. Così anche sui cappotti mi piace, quando non fa troppo freddo, che non la voglio tenere alla gola. È carino, è un effetto carino, ma stasera la porterò in modo, oddio, devo un pugno al lampadario, la porterò in modo classico, annodati intorno alla gola con il fiocco classico delle pashmine. E ancora su ho deciso di indossare questo cappotto grigio, mi arriva poco sopra il ginocchio. Molto, non è molto caldo, però ci stava bene con tutto l'outfit,
60, perché anche il taglio, non so se si nota, è un po' svasato. L'outfit per stasera, vi ricordo che se vi interessa il video della dimostrazione trucco lo trovate qua. Ciao ragazze, ciao ragazzi, un bacione in gamba.